Senti, faccio un passo indietro e ti faccio una domanda, che è la seguente. Anzi, mi riferisco a una domanda che ha fatto Gianluca Diegoli, che è semplicemente: la TV fra 5 anni avrà ancora un palinsesto? Dunque, quello che ti volevo chiedere, sulla falsa riga di questa domanda, è: avrà ancora un palinsesto? Sì. Però alla luce del fatto che la televisione in Italia e il modo in cui erano suddivisi i canali in Italia storicamente era più una questione politica che di contenuto multimediale, ecco. Quindi le cose stanno decisamente cambiando. Dimmi cosa ne pensi. Ma allora, il discorso politico è sempre in sottofondo a qualsiasi tema che riguardi la televisione in Italia, è evidente, però va detto che c'è comunque un meccanismo di ricavi che con tutta la crisi della pubblicità continua a funzionare. Anche per i meccanismi di rallentamento che abbiamo visto prima, esiste la raccolta pubblicitaria ed esiste invece la pay TV, cioè l'utente che paga direttamente il contenuto in varie forme, la pay per view, eccetera. Però queste sono le due fonti di ricavi della televisione tradizionale. I palinsesti. Beh, la televisione, come ho detto, continuerà, la televisione alimentata dalle vecchie catene, diciamo, verticalmente integrate, continuerà ad esistere nella misura in cui sarà capace di essere ancora efficiente economicamente, cioè fino a quando l'erosione pubblicitaria da un lato, l'apparizione di altre piattaforme concorrenti dall'altro, renderà comunque ancora possibile a quel modo di trasmettere di essere sostenibile economicamente. È chiaro che dovrà orientarsi sempre di più verso i grandi eventi di aggregazione, lo sport, i grandi film, gli spettacoli in diretta, cioè l'informazione, eccetera, che infatti, insomma, se voi andate a vedere in televisione c'è un po' questo trend. Un altro trend interessante che giustifica la sopravvivenza dei palinsesti, ancora per sicuramente 5 anni per rispondere ad Alessandro, è un risorgere di un certo tipo di televisione generalista. Cioè, ormai la TV tematica è sempre più tendenzialmente ipertematica, fatta con i tralicci sulle colline e i satelliti, quindi digitale terrestre e Sky. Ormai ha capito che è destinata a soccombere al livello di personalizzazione permesso da internet. Però ci sono dei transponder da occupare con canali televisivi generalisti nuovi che possono avere uno straordinario successo. Il caso di Discovery Real Time su Sky, che è stato un fenomeno incredibile. Una TV generalista, sì, ruota intorno a una certa idea di reality. Però è una TV generalista che ha colto esattamente una domanda del pubblico che mancava. Quindi finché la TV riuscirà a rendere sostenibile economicamente la sua capacità di cogliere domande dal suo tradizionale pubblico, secondo me reggerà ben oltre i 5 anni che dice Alessandro. Il punto è che col tempo ci sarà un'erosione sempre più marcata da parte di altre piattaforme che potranno cogliere altre opportunità e quindi ci sarà un nuovo ecosistema di media che piano piano sottrarrà valore al vecchio ecosistema. Specifico soltanto che si trattava di Gianluca Diegoli. Sì, io ho detto Alessandro, scusa, volevo dire Gianluca Diego, scusa, Non c'è perdonami. problema. Quindi, secondo te, nell'economia di questa struttura che insomma si va organizzando, come si colloca la libertà di informazione? Ma la libertà di informazione, allora io credo che oggi come oggi in Italia, nonostante i mille allarmi che vengono lanciati per il fatto che non esistono editori puri, sul fatto che la carta stampata, come sappiamo, è nelle mani della grande industria, la radio, la televisione pubblica è lottizzata e oggi lottizzato significa essere comunque una certa parte anche economica e imprenditoriale del paese. Capiamo perfettamente il contesto, è inutile spendere altre parole su questo, ma se qualcuno vuole pervicacemente essere informato su quello che succede in Italia, bene o male, può farlo non in condizioni da Botswana, come sento dire ogni tanto. Cioè, la verità è che chi vuole sapere quello che succede in questo paese lo finisce per saperlo. Il punto è, ma quante persone sono spinte a voler sapere quello che succede in questo paese? Quella non è una battaglia legata tanto
come noi forse crediamo, alle piattaforme, al costo della carta, ho sentito dei discorsi di questo tipo, al possesso delle frequenze televisive e radiofoniche, no? Vi ricordate il caso Europa TV, Rete 4 deve andare sul satellite perché c'è Emilio Fede, no? Questi discorsi qua. Secondo me, anche una volta mandato Emilio Fede sul satellite, anche una volta reintegrato Di Stefano Europa TV, anche una volta che, cioè, oggi come oggi, il problema è un altro, è che alle persone non interessa sapere quello che succede nel paese reale finché tu sei capace di dare una rappresentazione parallela di quello che succede nel paese. E quindi il vero problema è le persone progressivamente devono capire tutti i limiti di un ecosistema dei media che intermedia tra realtà e finzione, ok? Cioè, è un discorso di educazione all'uso dei media. Finché non superiamo questo problema, che non è un problema di piattaforme né di web TV, insomma, non andiamo da nessuna parte. È un problema di cultura, quindi, di fatto. È un problema culturale. Noi tendenzialmente poi, ecco, io vedo dei segnali molto tristi, in verità, no? Un'area che veniva considerata una specie di isola della libertà di informazione, come Anno Zero, come i programmi di Santoro, a un certo punto sono svoltati verso la docufiction, no? Se ci fai caso, prima era la piazza a cui veniva dato il potere di parlare, poi pian piano era diventato lo studio, il dibattito dove tutti parlano, però in modo apparentemente, diciamo così, libero, e alla fine, siccome evidentemente non è stato ritenuto sufficiente, perché le cose non si schiodavano da lì, il dibattito in studio è stato inframmezzato da dei veri e propri sceneggiatoni con voce recitante, musica, leve emotive, eccetera, che magari dimostrano anche una realtà, una verità, e va benissimo, però quello è un brutto segnale. Quando tu devi dare come dire, devi un impacchettamento di fiction a qualcosa che evidentemente da solo non è in grado di smuovere le coscienze. Cioè, una volta era sufficiente vedere la foto di una bambina con gli abiti bruciati dal napalm per capire che la guerra in Vietnam era sbagliata. Oggi no, devi andare a Lampedusa, però con sotto la musica di Piovani, la zoomata, il regista, eccetera. Questo vuol dire che quella battaglia culturale che dicevo prima la stiamo perdendo finché a trovare le soluzioni ci sono persone che hanno fatto sempre il mestiere del giornalista degli anni 30, anni 40. Cioè, oggi le cose stanno cambiando, ci sono nuovi modi di trasmettere e confrontare la verità della notizia, come dimostra Twitter, come dimostra il lavoro che sta facendo 140 News Network, che voglio sempre citare, il gruppo di Luca Lagna, diciamo, ha trovato un modo intelligente, anche se piccolo, per confrontare varie fonti e selezionare le bufale dalle cose vere, no? Per dire, secondo me, sarà un lavoro durissimo e probabilmente la generazione che oggi si fa incantare da un certo tipo di TG come quello di Minzolini è persa per questa battaglia, cioè non è che noi dobbiamo andare da quegli spettatori a presentargli il 140 News Network, che è ridicolo, però il tempo sarà galantuomo, io credo, ci vuole pazienza, e ci vuole soprattutto che ci siano alcune persone influenti che raccontano quello che può succedere, quelle che sono le opportunità, che non sono i guru, attenzione, cioè, anche questa parola è un po' abusata, sono semplicemente persone che per mestiere si ritrovano a contatto con il dietro le quinte di tante realtà e ne colgono le dinamiche economiche e quindi provano a raccontarle.